Ladies and gentlemen, Midabs i Missi, Sergente Tomin Hunteren, Señoras y señores, signore e signori, sta per iniziare e va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, dei lunedì sera, giunta alla sua seconda stagione, la seconda edizione, il secondo anno assieme, qui su Saius Web Network, in Saius Web Radio e Saius Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso Saius, in provvisoriamente i due compari più uno M ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. E come ogni lunedì sera in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, cioè alle 10 di sera per un'oretta e mezza circa, almeno fino alle 23:30 più o meno, naturalmente sempre e rigorosamente orari italiani dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, Berlino-Francoforte-Roma, CET, set, Central European Time, sempre in www.saiuswebnetwork.net, perché Saius Web Network è Saius Web Radio e Saius Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra trasmissione in diretta dei due compari si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare anche nel solito sito di Giamendo in www.giamendo.com. Ed eccoci qui in diretta web radiofonica dal palinsesto di SaiusWebNetwork.it. Provvisoriamente i due compari più uno, siamo giunti alla 14ª puntata dall'inizio dell'anno e come di consueto vi terremo compagnia fino alle ore 11.30, 23.30 circa. In quest'ora e mezza avremo la possibilità di conoscere l'ospite di oggi, la band, questa giovane band, Harvest. Ma partiamo subito con i saluti iniziali, quindi buonasera Saius, il padrone di casa. Luisa e Melissa, che stanno facendo un grande lavoro, non solo aiutandomi nella conduzione di questo programma in mancanza del mitico Gianluca, ma anche a gestire la loro trasmissione, Liberi Orizzonti, che appunto andrà in scena mercoledì, quindi dopodomani, alle ore 21.30, e siamo già giunti alla terza puntata. Luisa e Melissa, adesso abbiamo qualche piccola discrepanza tecnica che comunque stiamo risolvendo e magari riusciremo a sentire anche la loro voce questa sera. Ovviamente un buonasera agli ospiti, che tra poco avranno modo di raccontarci chi sono, da dove vengono, ma soprattutto dove vogliono arrivare. E ovviamente un caloroso buonasera a tutti gli ascoltatori, che so essere numerosissimi, almeno questo è quello che mi dice la chat. Infatti ricordo a tutti gli ascoltatori che qualora aveste qualche domanda da chiedere agli Harvest questa sera, la potete fare direttamente tramite la chat posta sul sito saiuswebnetwork.it. Chiunque può intervenire in diretta, tra l'altro telefonicamente, al numero 0422 16 26 622. Ma ora sinceramente sto parlando veramente troppo, quindi non voglio fare la parte di Gianluca che proprio. Anzi, ricordiamo dov'è Gianluca, no Saius? Il nostro caro Gian, dov'è? È oltreoceano, sta portando oltreoceano la voce di Saius, la tua voce, e quindi magari al suo ritorno ci racconterà anche questa sua esperienza statunitense, perché sta facendo un bel tour degli States. E io, Saius, ti passo subito la parola per fare, insomma,
dare il benvenuto agli ospiti, salutare gli ascoltatori e magari salutare anche me, se ti va. Prego. Bene, ti ringrazio, caro Luca. Io volevo fare un po' lo spiritoso perché stasera con te, ma mi manca Gianluca, te lo devo dire, proprio onestamente Gianluca mi manca alla grande, il mitico grande Gian, anzi si ha modo, ci sta ascoltando, ma credo che ci starà ascoltando in questo momento, perché so che sono l'una, le due pomeriggio del sole. Attenzione ai frusci, bene, allora volevo dire, Gian, se ci ascolti batti un colpo, entra in chat, fatti sentire. Luca, adesso posso salutare anche te, ok? Se ti va, no. se ti va... Un'altra cosa, Gian, mi manchi e soprattutto manchi Anatolia. Ok, volevo salutare i nostri ospiti innanzitutto, hai detto il nome, non mi ricordo più, benissimo, come al solito, sai che c'ho l'Alzheimer, quindi lasciatemi tranquillo col mio alzi e andremo avanti tranquilli qua. Saluto i nostri amici in chat, che la chat si sta... diciamo affollando anche, e chiedo agli amici di scrivere, di fare domande a questo gruppo di stasera, perché ho ascoltato anch'io i brani addirittura, ragazzi, sai che sono riuscito anche a ascoltare tre brani. Tutti insieme, mi raccomando. No, una alla volta li ho ascoltati, non ti preoccupare, una alla volta, insomma, e quindi meritano veramente, anche perché questa sera avremo una band e potremo ascoltare i loro brani, non come al solito, no, quella che sono sotto SIAE, che purtroppo non riusciamo mai a far ascoltare. Non voglio dilungarmi, dico soltanto agli amici che sono in chat, se vogliono chiamarci in diretta, ho messo quel link sopra la chat, cliccano là sopra, ci chiamano, quella devi la chiamata direttamente sul numero di telefono. Come dai le coordinate tu, non le dà nessuno, comunque. In alto, sopra la chat. Sopra la chat, perfetto. Ti passo la parola e ti accendo un toscano, vai. E accenditi pure un toscano, che come al solito è sempre una bella pubblicità, questa pubblicità progresso. Io vedo che c'è Melissa che si è unita a noi dopo aver risolto qualche problemuccio Skype. Meli, ci sei? Ci sono. Buonasera a tutti, buonasera Luca, Saius e Gianluca, che salutiamo, mi raccomando, salutiamo ogni minuto. Altrimenti insomma pensa che l'abbiamo dimenticato, in realtà è sempre con noi, e saluto ovviamente la band, tutti i ragazzi della band ospite questa sera, mi scuso per essere arrivata in ritardo, ma Skype ha dei problemini e il bello della diretta. Sì, esatto, infatti. E niente, non vedo l'ora già di farvi mille domande, perché ho ascoltato un po' di brani e mi sono piaciuti molto, quindi direi che possiamo anche cominciare l'intervista, no Luca? Certo, io sono pronto, anzi più che intervista, ragazzi, questa sarà come di consueto una piacevole chiacchierata. Quindi io subito chiedo la parola, cioè, scusate, prendo la parola e chiedo a Cesare, che è la persona, il referente, che scherzo a parte, la persona con la quale abbiamo avuto modo di fare due chiacchiere in settimana. Insomma, sai, devi sapere che questa è una band emiliana. Io abito in provincia di Nonantola, voi siete, se non sbaglio, di Vignola, correggetemi se sbaglio, e quindi insomma finalmente abbiamo una band che si trova perlomeno logisticamente vicino a me, perché tendenzialmente abbiamo avuto come ospite band di tutta Italia, soprattutto Veneto, anche perché il network è Veneto, e quindi ragazzi vi chiedo subito la domanda di rito che si fa. No, perché presentatevi, perché vi chiamate Harvest? Allora, difficile questo. Aspetta, chiedi subito l'aiuto del pubblico, no, dai. No, vorrei la telefonata a casa. Sembra una consonante. No, allora, il nome Harvest, intanto io sono Cesare, saluto chi ci sta ascoltando e chi ci manda i cuori dalla chat. Vedo. Dicono... no, il nome Harvest è stata una mia proposta, perché in realtà mi sono reso conto che quando siamo partiti con questo progetto, che è stato circa 2 anni e 1 mese fa, molte cose della mia vita e delle mie esperienze personali, diciamo, erano legati alla parola harvest, che vuol dire il raccolto. Nel senso che se tipo trovo una moneta per terra e la raccolgo, allora quella era il raccolto in senso agricolo, diciamo, soprattutto la vendemmia, non tanto perché sono un beone, spieghiamo, diciamo, che cos'è un beone.
un beone è una persona che ha un hobby, che è quello di coltivare la passione per il dissetamento, soprattutto con bevande che hanno una gradazione. Sì, perfetto. Okay. Dato il silenzio. No, perché stavamo realizzando questa immagine, no? Allora, tutti sapremo capire con le sue esternazioni. No, per cui l'ho proposto a alle altre persone a cui con cui stava partendo questo progetto e è stato accolto. Poi ognuno ci ha dato un significato proprio, più o meno. Vai pure, scusami. C'è anche un misto di citazioni nel nome Harvest. Io mi sono riferito anche a un album di Neil Young, è molto famoso, penso, Harvest. Sì. C'è un brano degli Opeth, oppure acronimi di vario genere, dal più serio al più stupido. Sì, quindi praticamente uno ha tirato fuori un nome a caso e voi subito ci avete ricamato sopra ognuno una storia. Sì, fantasticamente, sì, esatto. Come questo succede che lo scriviamo. Fantastico. Beh dai, almeno avete avuto, insomma, avete fantasia, no? Ognuno comunque si è immedesimato in questa band, che ricordiamola è una band che non è nata 10 anni fa, perché voi infatti siete giovanissimi. Più o meno quanti anni avete? 25, 20, 19... E 19. Hai capito, ministra? C'è dentro un teenager. No, veramente, ma il fatto che siano anche così giovani mi sorprende su una cosa, nel senso il genere che fanno, perché non fanno un genere molto semplice, giusto? Voi fate prog. E quindi sì. Io mi chiedevo come siete arrivati ad approcciarvi a questo genere. Beh, diciamo che intanto, non c'è una scelta di genere, nel senso che io personalmente odio etichettare le band e definirle... Cos'è questo silenzio? Ho fatto una domanda complicata. Sto già degenerando la chat. Sì, già Harvest mi ha messo in difficoltà. Figuriamoci adesso il genere, è un casino. E questo un casino. Quest 666. No, vabbè, che non sia casuale il numero dopo il nome. Cerco di facilitare. Però vabbè, tornando alla TV serie, diciamo che a me personalmente non piace etichettare le band con un genere, perché mi piace la varietà, soprattutto in campo musicale, e anche che una band sappia cambiare se stessa, che non rimanga troppo ferma. Ancorata, diciamo, no, al suo sound. Esatto, cioè diciamo che se un'ipotesi di una band che fa due album totalmente diversi, non è da discriminare, ma è da vedere che cosa ha portato a scrivere l'uno e l'altro. Quindi diciamo che non è proprio un arrivo al prog il nostro, ma c'è un background nel nostro, diciamo, nelle nostre esperienze musicali che ci ha portato a vedere la musica non come un processo di mercato, ma come un'opera artistica, almeno questo è il mio punto di vista. E spesso quando una band si mette a fare della musica un tantinello colta o diciamo ragionata, ecco che subito viene detto prog. Però no, sì. Ma cioè, nel senso, io non intendevo questo. Poi allora specifichiamo che io ascolto metal, in particolar modo black e folk metal, quindi cioè ho dei gusti particolari. Però io intendevo, nel senso, il prog, sì, è vero che si dice che il prog era per un genere, un'elite, come hai detto tu, perché comunque è un genere tecnico e di solito chi si approccia al prog proviene dalla musica classica, comunque da studi specifici. Però, cioè, semplicemente questo, nel senso che non è facile comporre, suonare in 7 ottavi o addirittura 15 sedicesimi, cioè sono tutte tecniche particolari, non sono cose che si fanno certo, in modo infatti, semplice. Diciamo che il nostro progetto è nato a scuola, perché tutti e quattro i membri originali che
praticamente alle superiori facevamo tutti il liceo musicale. Classico a indirizzo musicale a Vignola, per cui ci siamo conosciuti lì. Eravamo tutti e quattro della sezione chitarra, però Marco aveva suona la batteria da quando era un bimbo. Esatto. E quindi abbiamo, quando siamo arrivati verso la quarta, la quinta superiore, abbiamo visto che io ero senza band, gli altri avevano voglia di formare una band, per cui siamo partiti con questa, con già un fardello, diciamo, tra virgolette, culturale abbastanza ampio, perché io personalmente suonavo già dai miei 7 anni, gli altri idem più o meno, o comunque diciamo che sì, non è tanto un bagaglio tecnico, però di immersione nella musica da molto tempo. Per quindi... forza di cose, comunque l'ispirazione classica c'è, sì, ovviamente. Inoltre sono chiaramente elementi che abbiamo comunque imparato a gestire dagli ascolti che facevamo. Abbiamo comunque tutti il background musicale abbastanza simile, anche se con qualche differenza, quindi eravamo, diciamo, abituati a gestire situazioni di un certo tipo e quindi riprodurre secondo modo naturale. Sì. Ragazzi, vi interrompo un attimo perché il tempo, come vedete, corre e noi parliamo sì della vostra musica, di come è nata, eccetera, ma non l'abbiamo ancora ascoltata e adesso la faremo ascoltare agli ascoltatori. Ma prima vi farei una domanda che viene dalla chat, da Walter. Walter è ormai il nostro ascoltatore da sempre, fa parte di noi, e ci chiede: Walter, a cosa ispirate la vostra arte? Ah, ecco. Se no, se ci volete pensare, possiamo sentire. Dimmi tu. Posso rispondere? Tu sei, scusami. Allora, cosa ispiri... Cesare? Sì, okay, allora, intanto la domanda è, cioè, relativamente ai gusti musicali o in generale? Questa è una bella domanda. Che in generale dipende da, per me, personalmente, dipende da che cosa mi colpisce, mi ispira e mi fa venire un'idea sulla quale poter scrivere qualcosa. Per esempio, il nostro ultimo album non è semplicemente una raccolta di canzoni, come magari il 99% delle band fa, cioè scriviamo insieme 13-14 pezzi, li raccogliamo insieme e facciamo un album. No, perché questi brani sono tutti collegati per raccontare una storia che parte da, diciamo, esperienze di vita, così. In pratica si tratta di un concept che è uno stereotipo progressivo abbastanza diffuso, ma diciamo interpretato in modo nostro. Perfetto. Meli, vogliamo fare... ho letto adesso la chat per rispondere a Walter in diretta. Sì? Quali sono i temi? Non ci sono dei temi specifici, per cui l'album racconta una storia, diciamo, d'amore, che detta così sembra un po' banale, ma non penso che sia una delle solite canzoni da Sanremo, ma, però poi lì dipende da canzone a canzone. Per esempio, chi ci segue sa che una delle nostre canzoni più famose, che si chiama, cioè più famose, tra virgolette, più conosciute, perché è stata la prima con cui abbiamo iniziato a suonare insieme, che si chiama Black Birch Land, è scritta relativa al viaggio che abbiamo compiuto ad Auschwitz. Ah, cioè, quindi c'è anche proprio parte da una base, insomma, veramente importante, cioè anche emozionale, volendo, nel senso che sì. Chiaro. Mentre il buon Saiuz vedo che ha già preparato un brano da far ascoltare, e che adesso Meli ci presenterà, ma prima vorrei dire una cosa agli ascoltatori: ascoltate bene questo brano, questo pezzo, perché ascoltatelo con molta attenzione, perché i brani dei ragazzi hanno una particolarità che non volevo svelare adesso, ve la dirò subito dopo averli ascoltati. Quindi Meli, se vuoi presentare il brano. Poi dalla chat dicono: fuori gli strumenti e si faccia musica, e quindi lanciamo il primo brano degli Harvest, A Jewel You Lost. E vai col brano!
Non sai, non parli mai, ma quando parli, guarda, trasmetti emozioni. Eccoci tornati in diretta con la nostra consueta trasmissione del lunedì in compagnia del gruppo della serata ospite, sono gli Harvest. Prima di continuare, vedo che nella chat si stanno scatenando tantissime domande, prima di continuare a scoprire chi sono e le loro esperienze nel campo musicale, volevo ricordarvi alcune email alle quali potete scrivere. Se volete per esempio contattare Saiuz, che è il titolare dell'emittente, scrivete a info@saiuz.com. Se volete scrivere invece a Gianluca, che salutiamo, che è il nostro direttore artistico che al momento è assente ma che risponde sempre, c'è sempre per tutti voi, scrivete a gianluca@saiuz.com. E infine, se volete contattare Luca, che è il responsabile organizzativo, scrivete a luca@saiuz.com. Direi che possiamo proseguire nell'intervista, anche perché io ho un sacco di domande e purtroppo fra mezz'ora devo lasciarvi in compagnia di Luisa.
Scusami, Lisa, mi volevo parlarti sopra. No, solo che ho visto una cosa in chat che mi ha lasciato perplesso. Brando 96 dice spacca tutto. Grande Brando, però grande Brando. Ciao Brando. Un applauso per Brando, direi, perché sono grande Brando. No, ma una cosa che mi ha lasciato perplesso in Brando non è quello che ha scritto, ma il 96, cioè sei un 96 sul serio? Cioè, ragazzi, qua avete dei sì, fan sì, che sono 96 sul serio. Incluso, è fantastico questo ragazzo, ottimo, ottimo. Ma è legale ancora, cioè, è possibile questa cosa? Sì. È tutto regolare, insomma, non è che ok. No, scusa l'interruzione, ma ho visto questa cosa, grande Brando. E Melissa, prego, ti ho rubato la parola, prego. No, tranquillo, no, stavo dicendo che fra una mezz'oretta al mio posto prenderà il mio posto la nostra carissima Luisa, e quindi dato che ho tantissime domande continuiamo con la nostra intervista, però prima diamo spazio alle domande della chat. Allora, aspettate che vediamo se me le ricordo tutte. Allora, una chiedeva qualcuno che scrivete i vostri nomi così possiamo anche nominarvi invece di scrivere guest, perché sennò è brutto dire guest. A parte che c'è un bellissimo guest 666 che c'è sempre. Di sapere chi è. Che ci chiede chi scrive i pezzi, quanti siete e se avete progetti alternativi. E qualche altra, e quante volte andate di corpo? Cioè, ho fatto esatto. 40 domande in fila. Esatto. Se rispondere a quello, non è che... Questa domanda, per quanto riguarda avete progetti alternativi, potrebbe, cioè, non esserci abbastanza tempo per dire. Per rispondere a modo, e lui è coinvolto in tipo metà di essi, quindi non male. Spendiamo un po' tutto. Allora, chi scrive i pezzi? Cesare, fondamentalmente lui, sì. Poi ognuno si occupa di rifinire le sue parti, del suo strumento, ma fondamentalmente l'idea viene da lui. Sì. Quanti siete? 4. Questo è sempre stato, credo. Sì. Non è mai cambiato il numero, e sempre sarà. Cioè, beh. avete progetti alternativi? Che è lunga, tanti. È troppo lunga, quindi. Comunque sì. Allora, sì, comunque siamo tutte persone, diciamo, abbastanza coinvolte nella scena musicale, diciamo. Okay. Poi vorrei fare un saluto anche ai componenti del mio secondo gruppo, Tris Workings. Ciao Ste. che è il mio gruppo Progmat, gente a caso. Ok, ciao, e salutiamo anche l'altro gruppo. E poi un guest 9675, che non si sa chi sia, ma va bene lo stesso, chiede quali sono i vostri miti? Lunga che questo, vai Fra. Miti? Sì, tipo Superman. No, scherzo. Sì, a parte Superman. Io, vabbè, cioè, è meglio se rispondete voi perché sapete che... Il mio personale mito come chitarrista è Guthrie Govan. Chitarrista inglese molto conosciuto, ma fondamentalmente diciamo che le mie influenze personali vanno da progressive rock, che è quella prevalente, agli ambiti più fusion, più metal. Ok. Passerei la parola a Marco. Non rispondere. Sì, io sono Marco, il batterista, perché insomma presento. Allora, io un mito ce l'ho. Che c'è qualcuno di cattivissimo. Chi è il cattivissimo? Cattivissimo? Sì, sulla vostra pagina Facebook c'è scritto che c'è un componente, un metallaro cattivissimo. Sono io. Fred. Sì. Ok. Vabbè, comunque diciamo che io un mito ce l'ho, è da Gavin Harrison, che è un batterista... Il batterista dei Porcupine Tree. Il batterista dei Porcupine Tree, che ha lavorato con un sacco di musicisti anche italiani, fra cui Battiato, con cui ha salutato l'ultimo... Ah sì, assolutamente sì, stavo leggendo la chat, scusate. Ha registrato l'ultimo CD. E comunque diciamo che le mie influenze vanno poi dai Led Zeppelin, con cui ho cominciato a suonare, sì, poi mi sono, diciamo, evoluto negli ascolti, dai Porcupine Tree agli Opeth, ai Metallica, sono passato attraverso Metallica come tutti credo, ai Nirvana e tutti i vari esempi del passato, insomma. Metallica sono una fase in cui tutti passiamo. Sì, Metallica sono... Presto, tardi, tutto passa dai Metallica. Esatto. Un po' come Roma, tutte le strade portano ai Metallica, direbbe qualcuno. E dalla chat dicono troppe cose. Complimenti, perché il vostro fan club, se si può dire così, è veramente gremito questa sera. Ma chi è il componente bello e biondo con gli occhi azzurri? È uno che non c'è più, in realtà. Cioè, l'avete fatto fuori, com'è?
È un ex componente che... Il cui cadavere riposa sul fondo del Panaro. No, assolutamente no. È mio fratello, fratello mio di Cesare. Tu sei Cesare? Sì, perché magari dalla voce non si capisce. Che è stato il bassista col quale abbiamo iniziato a suonare come Harvest. Però poi a giugno dell'anno scorso, per motivi diciamo personali, abbiamo diciamo, lasciato la band e noi abbiamo diciamo, sostituito dopo un po' di tempo di stallo con il pluripremiato e pluritelegattato. E quindi che è il metallaro cattivissimo, che è quel metallaro cattivissimo che c'è scritto sulla la pagina sulla pagina di Facebook, sì. E Meli, vedo che Walter, che sì, anche lui esatto. non è da meno, è in chat, no. Veramente anche lui, tra l'altro Walter è un artista, ragazzi, quindi ha anche un orecchio diverso da quello che posso avere io, che per l'amore del cielo mi piace la musica, mi fa impazzire, però non sono un musicista in alcun modo. Ci dice che le atmosfere delle vostre musiche sono interessanti, ma cantate solo in inglese, o meglio, cioè lui lo fa in, mette come domanda, a mio occhio vi ho ascoltato, ho notato anch'io questa cosa, che difatti i vostri testi sono tutti in inglese. Questo può essere anche un ostacolo per il mercato italiano. E quindi difatti lui si interrogava proprio a riguardo, nel senso che è giusto fare quello che vi piace, però bisogna anche vedere, insomma lì lo mettiamo anche sotto il punto di vista del marketing, no? Sì. Non solo quello che si pensa, ma anche quello che si vende, insomma, via. Ma allora, diciamo che dal punto di vista del marketing non è per diventare famosi che questo gruppo esiste, o insomma non è stato l'ultimo dei nostri problemi. Sì. Quindi, e poi cantare in inglese, adesso questo dipende da persona a persona, cioè cantare in italiano, almeno per quanto riguarda me, ci sono dei pezzetti in italiano in realtà. Sì. Che finché sono pezzetti ci sembrano anche una cosa carina per diciamo far capire un po' da dove veniamo, insomma. Io non sono mai stato troppo a favore del cantato italiano, perché per un discorso proprio di musicalità che non insomma a me non piace molto, però comunque è una cosa personale mia questa. L'inglese metricamente è più comodo, effettivamente. Esatto. Si adatta esatto. Anche meglio a un certo tipo di musica come questo. Cioè, è più vicino diciamo all'universo del prog l'inglese che l'italiano, in generale. E sempre per rimanere nel tema dell'Italia, così voi avete nominato un sacco di gruppi, poi ho visto anche avete scritto tante influenze appunto che avete, però non gruppi italiani, cioè io non so, penso, vabbè che non volete l'etichetta prog, però se penso al prog in Italia degli anni 70 è vero anche che c'era particolarmente, insomma il panorama musicale prog in quegli anni era vasto, diciamo, voi, non so, ascoltate, avete ascoltato, comunque preso delle idee anche da grandi gruppi dell'epoca, tipo non so, le PFM, Banco del Mutuo Soccorso, Le Orme, non so. Certamente. Ok. Sì, PFM un pochino sì. Ma beh, io poi sono un po' di parte, perché sono diciamo nato musicalmente ascoltando De André, e ascoltando De André musicalmente sono passato attraverso l'AE con la PFM, e da lì mi sono innamorato anche della PFM. Sì, fantastico De André. Per cui io sono un po' di parte, la PFM effettivamente in Italia credo sia il mio gruppo preferito. Diciamo che le nostre influenze sono in un genere più vicino al progressive metal che non a quello che può essere stato il progressive rock italiano della tradizione degli anni 70, per quanto ci siano alcuni brani in cui ci rifacciamo anche a quel tipo di sonorità, comunque sempre in modo abbastanza intenzionale. Sì, sì. E qua chiedono, cercano una donna, un cantante del vostro gruppo. Avevate una donna? Perché io sinceramente non ho idea. Mi chiedono, allora, è una storia complessa. Non è perché dicono che non è complessa. Bellissima. Storia complessa, niente. Allora, guest qua, non so che numero, è una storia complessa. Accontentati di questa risposta. Oppure c'è una risposta un pochino più, come dire, vabbè, esaustiva. No, vabbè. Rispondi te. No, sì,
per quanto riguarda la donna, in realtà devo dire le donne, perché nel CD abbiamo avuto delle musiciste ospiti. La più, diciamo, evidente è Giorgia, che è la nostra carissima amica, che oltretutto è morosa con mio fratello, sempre il fratello di Cesare, che ha prestato la voce per alcuni brani in cui le abbiamo chiesto, che sono tre, uno nel primo CD e uno nella seconda parte, diciamo. Le altre due ragazze sono Giulia Lasagni e Marika Pontegavelli, che però non cantano ma suonano in ad esempio Vanilla Roma, che è una canzone che vedo che in chat la stanno citando. Il flauto e il flauto traverso è di Giulia Lasagni, che è un'altra mia carissima amica, che è diplomata al conservatorio in flauto traverso, mentre in un altro brano del secondo CD che si chiama The Warm Sunset, oltre di nuovo al flauto traverso, c'è anche Marika Pontegavelli, un'altra carissima amica, che si è da poco diplomata in canto jazz al conservatorio di Parma, e già anzi diplomata, laureata, e anche lei ci ha prestato le sue mani al pianoforte per registrare quella canzone. E una cosa che non abbiamo detto, ragazzi, che non abbiamo assolutamente, che avrei voluto dire subito dopo il primo stacco musicale, ma poi difatti ci siamo lasciati prendere da questo vortice presente in chat, vortice di domande da parte di tutti. E i brani, questi brani, questi pezzi che voi avete composto, tra l'altro Walter ci chiedeva anche quanti ne avete composti. Vedo che avete risposto in chat una ventina, giusto? Sì, brani da voi composti, anche un po' di più, sì, continuo crescito. Chiaro, questi qui esattamente dove li avete registrati? Allora rispondo io, perché credo di meritarlo. No, non di dettaglio. Intanto un secondo, vorrei salutare Marco e Giulia che mi costringono, perché altrimenti ci sono minacce fisiche. Sono fisiche, non spirituali, ma proprio fisiche, vedo. Sì, sì. Quindi mi insegnate di chitarra da mia fidanzata, che a quanto sembra mi stalkerano. Allora, rispondendo alla domanda, io, che sono Francesco, il bassista, è da un paio d'anni quasi che mi interesso, diciamo, di registrazione, home recording e, insomma, modi per poter mettere fuori un po' di musica anche senza dover andare a spendere capitali. Insomma, è una cosa che faccio poi più che altro per me, perché comunque anch'io scrivo pezzi e tutto. Quindi ho registrato io praticamente in casa, nel senso che non lo chiamo neanche uno studio, perché ho un computer, qualche programma apposta e un microfono per fare la voce. Questo. Insomma, mi arrangio come posso, anche perché non ho i soldi che mi escono da ovunque. Da ogni orifizio, ma carissimo, devi sapere che sfondi una porta aperta, perché di fatti Saiz, diciamolo pure, Saiz Web Network, quindi saizwebnetwork.it, è una web radio, un web network, non è solo radio, è anche TV, talvolta trasmettiamo anche delle dirette via TV, appunto, web TV. Noi siamo veramente, credo, la testimonianza di come si possono fare comunque dei bei lavori, delle belle, insomma, dei bei progetti, si possono mandare avanti con un budget molto modesto. Voi avete fatto veramente un grandissimo lavoro, perché se avete ascoltato il brano prima e quello che adesso andremo a presentare, vi renderete subito conto, cari ascoltatori, che veramente voi avete avuto la bravura anche di creare tutto questo con, ripeto, un budget molto risicato. Noi nel nostro piccolo, insomma, ci stiamo muovendo, crescendo appunto con questo network, eccetera eccetera, sempre appunto dando un occhio a quello che è il costo, no? Che il costo vivo che purtroppo bisogna affrontare, giusto? Sì. Scusa, prego. Ad esempio, uno dei pregi di autoprodursi comunque è che dal punto di vista artistico nostro è una grande libertà in più, perché non ci sono limiti di tempo, non ci sono limiti di quanto vogliamo sperimentare, non abbiamo dei
insomma, qualcuno che ci dice no, devi fare questo, devi fare quello, altrimenti... Altrimenti non vedi. Esatto, cioè... secondo me è una, questo qua è una gran cosa positiva, e siccome la tecnologia adesso c'è, sì, finché c'è anche un po' di impegno, un po' di... insomma... un po' di conoscenze per riuscire a portare a termine il lavoro, io è una cosa che consiglio anche a tutti quelli che vogliono provare a, diciamo, a fare i propri dischi, i propri pezzi, insomma. Sì, perfetto. E Melissa, se vuoi presentare il brano, direi che così iniziamo a ascoltare un'altra loro canzone, e quindi sempre degli Harvest, Lullaby. Molto bene, allora mandiamo il brano. Lui, Melissa, ci vado. Bacce, bacce. Mother, I feel a burden to confess the things I've never said, to hear the these inspiring me and be forever what you were feeling. And I hope this lullaby will fill the distances between us after all we done. Lullaby that talks to you.
Eccoci, buonasera, bentornati su Science Web Network. Io sono Luisa, qualcuno di voi mi conosce già, qualcuno no, per cui piacere. È un po' alcolistica nomi questa cosa qui, eh? Però vabbè. Siamo con gli Harvest questa sera e abbiamo... Tu ti sei aggregata solamente ora. Ti sei aggregata solamente ora, perché tu in realtà eri presente e... Sì, ma tu non mi puoi smascherare così. Cioè, io sono appena tornata da Timbuktu, ho il diritto un attimo di... ancora addosso. Infatti tu in realtà hai studiato il nostro, i nostri ospiti fino adesso per circa tre quarti d'ora, hai ascoltato attentamente i loro brani e adesso finalmente potrai sbizzarrirti mettendo tra virgolette a nudo, sempre tra virgolette, i nostri ospiti. Ricordiamo infatti che... Aspetta, posso via la lastra dei denti di... Aspetta, ok, fatto. C'è già qualcuno che ha mandato un cuoricino alla Luisa. Oh, ma che gentile. Che bello, guarda, subito fai conquiste, arrivi e fai già conquiste. Ricordiamo, certo. Luisa, che tu e Melissa dopodomani andrete in diretta col vostro programma, dove veramente metterete a nudo, sempre virgolettato, non artisti musicali, ma bensì artisti di penna, dico bene, Lu? Esattamente, poi c'è anche qualcuno che scrive con altri strumenti, ma non è il caso di parlarne adesso. Infatti, meglio di no. Non entriamo. Ragazzi, saremo andando con la terza puntata di Liberi Orizzonti, vi rendete conto? La terza puntata siamo. E non abbiamo ancora chiuso i battenti. Chi abbiamo come ospite, Luisa, mercoledì? Avremo la scrittrice Maria Antonietta D'Onofrio, che ci darà una visione tutta particolare di quello che è, di quello che è la vita, insomma. Perfetto, non ci dire nient'altro, perché così mercoledì alle ore 21:30 avremo, insomma, lasciaci un po' questo velo di curiosità, va, diciamo così. Ma ti lascio la parola, Lu, per chiedere qualcosa ai ragazzi. Ragazzi! Sì, ciao. Sì. Ma non mi salutano, vedi, l'altra volta avevamo... Siamo dei timidoni, non sappiamo quando parlare. Non vale questa cosa qui, no non va bene. Ragazzi, io vi voglio chiedere, ma se uno volesse scrivervi, mandarvi qualche cassetta di pomodori, no vabbè, pomodori anche no, dai, manderanno tante chiacchiere intime, poi manderanno. Quello basta che venga ai concerti. Ecco, oltre al come possono scrivervi, volevo chiedervi anche un'altra cosa, ma la serviamo per dopo. Se io voglio mandarvi un'email, come faccio? Beh, abbiamo i nostri contatti Facebook, alla pagina che si chiama, dovrebbe chiamarsi Harvest tra parentesi The Black Birch Band, chiuso parentesi, che è la nostra pagina ufficiale su Facebook. Posta il link, sì, in chat. Posteremo il link in chat adesso. Io lo faccio subito. Perfetto. Da quello c'è anche me la... Me l'ha bannato, aspetta. Ah no, scusa, aspetta, devi togliere, scusami, metti uno spazio tra i punti, non te l'ho detto. Da lì è raggiungibile anche il nostro link di Bandcamp, che è un sito dal quale si possono acquistare appunto CD online, sì. E da quel link appunto si può acquistare il nostro CD Angel Sunrise, uscito novembre dell'anno scorso, e sì, quindi tutti i link sono reperibili dalla pagina di Facebook. Perfetto, quindi il sito... la vostra rubrica, ecco, lì è... Sì. La fonte. Poi c'è anche una pagina YouTube per metà, in realtà, perché non è una pagina del gruppo, ma sarebbe il mio canale, però ci sono quattro canzoni, che è Marco Gar 27, magari se vogliamo mettere anche il link di quello. Comunque c'è sempre sulla pagina di Facebook. Metto solo il nome, così. Sì, esatto. Così non me lo su YouTube. Esattamente, infatti ricordiamo che potete acquistare il CD, lo ripeto, nel caso qualcuno se lo fosse perso, su harvestband.bandcamp.com, e veramente con una cifra modestissima avete modo di acquistare appunto questo loro primo CD, perché stiamo parlando di fatto il primo CD, e perché nonostante voi sembriate navigati, lo siete anche, è il vostro primogenito. È il primo genere, sì, insomma, sì e no. Diciamo che come band sì, scusa, ma chi come ha fatto le corna chi, no. Scusatemi, cosa? Chi ha fatto le corna chi a sto punto? No, nessuno ha fatto le corna a nessuno, ma non siamo delle coppie aperte. Ma diciamo che anche okay. Va di moda adesso. Anche proprio il progetto Harvest è partito da una demo che avevo registrato da un amico, quindi tra l'altro inascoltabile, però quindi l'esperienza di registrazione c'è stata fin dall'inizio, e questi non sono i nostri primi brani come band. Vabbè, io avevo pubblicato un altro EP alla fine del 2011,
e una all'inizio del 2011, quindi sì, non è la nostra prima, forse la prima esperienza insieme, ma non la prima di tutti, anche perché poi specialmente Francesco, che è il nostro registratore, con le sue altre band che magari spammiamo anche, che sono The Old Garden Geranium e Psychostasy, loro hanno fatto un EP a test e stanno lavorando ad album, specialmente The Old Garden Geranium, e quindi quindi sì, non è proprio il nostro primo prodotto. Però comunque come band di sicuro il nome Harvest non è scritto su nessun altro EP o registrazione fatta da noi. Ah, sì, perfetto. E intanto, ragazzi, volevo chiedere un'altra cosa. No, scusa, Luisa, ti interrompo, ti rubo la parola perché volevo salutare l'uomo, direi che sia lui, ma sono abbastanza sicuro di sì, che ha permesso che appunto gli Harvest oggi fossero presenti qui con noi, nel senso è la persona che me li ha fatti ascoltare la prima volta, e ovvero Pier, l'amico Pier, che vedo che si è collegato in chat, adesso l'ho rimandato su un altro sito perché c'era un piccolo problema col player, ci sta ascoltando, e credo che sia lui, giusto? Mitico Pierre, che ha fatto sì che si creasse questa sincronia, no? Noi ci conoscessimo e appunto creassimo questa intervista e riuscissimo a mandare appunto i vostri brani. Quindi grande Pierre, grazie ancora. Scusa Luisa. No, non ti perdono mai per questo affronto. Oh Gesù. No, tornando a noi, ragazzi, io volevo chiedervi: qual è il fan più strano che avete o che avete avuto? Non si può rispondere. È una lotta. È una lotta, vista la sarebbe strano dire il più normale. Cioè. Sì, e non si potrebbe rispondere neanche a quello. Sì, in effetti. È Brando, quindi, 96. Sì, lo Brando 96 è uno dei più. Esatto. Abbiamo spesso dimostrazioni di affetto molto caloroso e un po' eccessivo. Se vi arrivano dei pacchetti di intimo a caso? Meglio eccessivo che non sì. Pochi ma buoni. No, abbiamo un fan che è anche il mio vicino di casa, che praticamente ci fa anche da facchino. Non so, da facchino, esatto, ci sposta sempre. Mi aiuta per esempio sempre a portare la batteria. È pugile. E poi fa il pugile, quindi no, insomma se lo può permettere. La spesa, sai quelle cose, insomma. Anche, sì. Quindi salutiamo Luca, che non so se c'è, ma nel caso se lo merita. Esatto. C'è, cioè, un guest 415 che dice di essere lui il più strano dei vostri fan. Se c'è la lotta, chi è il più strano? Vogliamo sapere il nome, però. Esatto, identificati. Esatto, tra l'altro. Mascherina, sferati. Luisa, hai letto le domande? Scusate, Luisa, hai letto le domande in chat? Sì, ma guest 415 è più importante. Comunque, no, sto scherzando. Il nome ci chiede: quali intenzioni future avete per promuovere il vostro album? O comunque per farvi della pubblicità. Io suggerisco di fare un po' di poster, non so, in disabilie, una cosa simile. Cioè, tipo quelli che vanno in programma. Ci delle macchine. Beh, chiaro, quelli erano già previsti. Ah, ok. Vai pure, scusami. No, a parte, diciamo che noi comunque riconosciamo bene che ormai bisogna andare online. Nel senso che quello, poi per una band che si fa le, diciamo, si autoproduce... Sì. Quella crediamo che sia l'unica via per avere un po' di visibilità, quindi di sicuro useremo internet molto per cercare di far sentire i nostri pezzi alla gente, comunque quello è l'obiettivo. Per quanto riguarda altre cose come, non so, video o cose comunque attinenti, non abbiamo ancora deciso, si vedrà. Video ce ne saranno, ma ce ne saranno, ma sono in progetto assolutamente. Cioè, ci sono ancora, diciamo, in fase di progettamento. Più che altro la cosa che ci riesce meglio fare è che cerchiamo di fare più suonare e poi da lì. Sì, un'altra cosa è che questa qua suonerà come un po' una critica, diciamo, alle band di adesso, un po' lo è, mi prendo le responsabilità. Che insomma. Noi preferiamo mettere sempre la musica al primo posto e occuparci poi di altre cose, perché ormai non vorremmo fare il passo più lungo della gamba per quanto riguarda, diciamo, promuoverci senza avere una base sotto. Quindi viva la sostanza, insomma, la piuttosto sostanza, che l'apparenza. Sì. Ottimo, ottimo. Non lo sono duri oppure.
duri oppure, esattamente. Cioè, dead, abbastanza. Una domanda che abbiamo ignorato, che però insomma non va ignorata, ci chiedono: bravo, qual è il bassista preferito del bassista? Ho risposto in chat che è esattamente quello che ha fatto la domanda. Ecco, allora mi sono persa io. Sì, vabbè, ma allora non vale. Infatti era uno scambio di complimenti fra di loro, non vale. Che robe, le marchette qua stiamo facendo, ma dici che manca Gianluca, lo fanno loro. Se devo rispondere seriamente, non mi è neanche passato per la testa, perché io il basso in realtà lo suono da 7-8 mesi, quindi non, cioè io suono la chitarra sempre, cioè negli altri progetti suono la chitarra. Queste cose vogliamo sapere. Io ho sempre suonato la chitarra, quindi non conosco neanche tanti bassisti, diciamo, a cui pensare quale può essere il mio preferito. Ci penserò. Veramente. Mi sapremo dire. Sì. Allora, ragazzi, vi faccio un attimo di ordine, perché di fatto ora siamo tante voci, e perché Walter, l'amico Walter, vi fa i complimenti e dice: testuali parole, sono contento dell'eccellente livello musicale degli ospiti. Quindi ragazzi, Walter è uno che di musica, vi posso assicurare, ne sa a pacchi, e quindi questo vi assicuro un grande complimento. Inoltre, voi, come dicevamo, siete assolutamente indipendenti, non siete sotto alcuna etichetta, e di tanto in tanto però ci vengono a trovare alcune etichette, quindi magari qualora dovessero ascoltarvi, ecco, voi qualora un'etichetta vi dovesse contattare, no, quali sarebbero magari dei punti fissi che intendete stabilire? Cioè, voi prima parlavate di musica libera, che di fatti fate quello che più vi pare, no? Passatemi un po' la frase un po' fatta, ma se vi dovesse contattare un'etichetta discografica, non pensate che forse molti aspetti, anche solo tipo i concerti, le date, non sarebbe un po' più semplici da gestire? Sicuramente, ma infatti non è che diremo di no a prescindere, no, credo, anzi. Diciamo che, anzi, proprio, diciamo che almeno per me un punto di vista abbastanza imprescindibile sarebbe il fatto della composizione autonoma, e anche perché, voglio dire, se una label ci contattasse ora, ci contatterebbe per come siamo genuinamente. Sì, io non credo che una label verrebbe da noi, cioè non vedrebbe in noi una macchina da soldi in ogni caso. Esatto. Cioè non facciamo quel tipo di musica lì neanche, sì? Neanche lontanamente. Quindi non, io credo che sì, se magari avremo offerte da label e cose del genere, penso che saranno offerte abbastanza, diciamo. Sì. Non da una big, sicuro. Sì, che ci lasciano comunque una certa autonomia. Ma comunque non la rifiuteremo, ecco. Questo. No, sicuramente. Subito, è arrivato. Anche perché la nostra aspirazione del momento è riuscire ad andare in Russia a fare un tour. Sulla Kamchatka? Fare i minatori sulla Kamchatka? No. No, perché più o meno. Il tour in Russia lo stiamo considerando come l'esperienza di vita più estrema di tutte. Per cui inverno, rigorosamente. Esatto. No, ovvio, sennò che gusto c'è, scusa. Dai, io voglio vedere col pacco buttarti un bicchiere di vodka. Hitler Neag. Dov'è il sapore del rischio, se no? Infatti. E stavo guardando l'orario, cari ragazzi, che come vedete qui è un'ora e mezza vola, è già passato un'ora, quindi dobbiamo far sentire però questa musica, giusto, Saiuz? Quindi, Melissa, cosa ascoltiamo adesso? Quindi, il prossimo brano, sempre degli Harvest, che lanciamo è The Cold Sunrise. Io ne approfitto e vi saluto. E vi lascio in compagnia di Luca e Luisa, ed è stato un piacere conoscervi. Ciao Mel! Anche per noi. Grazie Mel! Grazie. Ciao Melissa! Subito dopo, grazie Melissa, subito dopo ci direte dove possiamo ascoltarvi dal vivo, perché poi vogliamo anche capire, soprattutto per me che abito abbastanza, insomma, sono qui delle zone, capire dove posso vedere, assaporare questa musica. Prego Saiuz, manda il brano. Molto bene, vai col brano. Ma come sei professionale questa sera, Saiuz? È così, ragazzo.
Ritorniamo in diretta web radiofonica sitesweb.it, provvisoriamente i due compari più uno, questi due compari però c'è Gianluca e Saius, il più uno sarei io Luca, questa sera sono stati un po' stravolti perché abbiamo avuto prima Melissa che ci ha lasciato poco fa, adesso abbiamo Luisa, tutto perché il nostro caro amico Gian si è assentato, ha portato il verbo di Saius dall'altra parte dell'oceano, no scherzo a parte, per questioni lavorative sarà impegnato
tutto il mese di aprile negli States e ritornerà carico come una molla, come ormai ci ha abituato a fare. Se volete sentire comunque la voce, la grande voce di Gian, la calda voce di Gian, sappiate che a mezzanotte, subito dopo questa diretta, partirà la sua rubrica registrata, giunto ormai la 57esima puntata, direi, di The Rock Band History, che parla appunto della storia delle rock band che hanno fatto veramente grande questo stile di musica nei decenni passati. E cosa importante, una rubrica registrata, quindi la potete trovare anche sul podcast, va in onda 4 volte al giorno, dura circa 10-12 minuti, quindi veramente gradevole, snella da ascoltare. E ormai, come dicevo, sai, se non mi ricordo se siamo alla 56esima o 57esima puntata, quindi ci ha veramente deliziato in questo 57esima, quindi in questo anno e mezzo mi ha veramente arricchito, no? Dal punto di vista musicale, per quanto concerne il rock. Inoltre, cosa importante, relativamente a The Rock Band History, è una rubrica mediante la quale, insomma, voi potete anche contattare Gian per fare delle richieste, per magari fargli parlare, analizzare delle band che magari non ha ancora trattato. Ma questa sera, tornando a noi, abbiamo gli Harvest e, come dicevamo poco prima dello stacco musicale, i ragazzi, insomma, vorremmo anche poterli ascoltare, no, Luisa, dal vivo. E quindi, ragazzi, anch'io chiedo, Cesare, dimmi un po', sì, dove possiamo ascoltarvi? Allora, dal vivo abbiamo in programma per ora una data, sì. Sfortunatamente ad aprile, cioè fortunatamente ad aprile dovevamo avere 4 date, ma poi sfortunatamente una è stata cancellata, eccetera eccetera, inviamenti. Vabbè, sostanzialmente il 26 di aprile saremo a Monteveglio in provincia di Bologna, in un diciamo un concorso, perché comunque oggigiorno la maggior parte delle occasioni di poter suonare dal vivo è attraverso concorsi, almeno qui in questa zona, che ce ne sono tanti, però. E sarà il nome proprio del concorso? Cosa? Il nome del concorso? Il nome del concorso è Sporting Caffè Contest, perché è uno, diciamo che è organizzato da un bar che si chiama Sporting Caffè, che è qui a, a Monteveglio. E diciamo che lì suoneremo gara contro un'altra band di nostri amici. Ah, quindi sì, uno scontro all'ultimo istante. Quanti pezzi suonerete, lo sapete già? O? Suoneremo 40 minuti, quindi generalmente per 40 minuti sono 5 pezzi, 5-6 pezzi. Sì. Sì, quindi un classico contest musicale, sì. Scusami, se uno ha anche lungo, sì, 20 sì, minuti, se non sbaglio, no? Vabbè, magari quello. Beh, sì, quello purtroppo non si presta molto ai concorsi. No, ma non si presta molto ai concerti in generale. Non si presta molto a colonna sonora qualche film. Ma forse. Beh, no, inoltre ci siamo iscritti in questi giorni allo Spunding Rock, che si terrà quest'estate, credo nella zona di Reggio Emilia. Inoltre, sì, alla Festa della Libertà, che è l'evento estivo dell'estate nella zona modenese, che si svolge a Zocca, sopra casa mia, esatto, che conoscerete perché è il paese di Vasco Rossi. È una kermesse lunga 2 giorni, sì, nella quale suonano diverse band. Noi in realtà dobbiamo ancora iscriverci formalmente, ma semplicemente perché non sono ancora usciti i moduli, quindi dovremmo esserci. Ah, sì, non è che vi imbucate, no? No. Perfetto, sì, perfetto. Fate spintoni sul palcoscenico con gli altri, contento. Beh, anche. Sali giù! Luisa sei impazzita, e questo mi piace molto di te. Dicevo, Luisa, hai sentito che sound che ci offrono gli Harvest? Tra l'altro, guarda che sulla chat c'è della gente che sta facendo delle richieste, veramente sono pressanti, sento, vogliono che si metta su Rain, che c'era anche un'altra canzone. Ah, c'era una domanda molto particolare, nel senso che io sono stata perplessa per 15 secondi a leggere e non ho ancora capito di cosa parlino. Chiedevano, facciamola. Adesso la facciamo. Chiedevano di spiegare. Tu, sì. Adesso arrivo. No, con calma, ragazzi. Chiedevano, sì, di spiegare una cosa, okay, stranissima, che è la Wake Host. No, chiedevano di spiegare l'entità della Wake Host pubblicato sulla loro pagina di Facebook. Sì, allora rispondo io perché
coinvolge me. Allora, diciamo è colpa che tua, dai. Away Cost è un EP che ho rilasciato da solista con lo pseudonimo soprannome di Bottis, che mi è stato appioppato fin da prima che nascessi e mi tiro dietro tuttora. Host è una sigla che vuol dire Original Soundtrack, infatti tutto quello dei film, colonne sonore. Esatto, tutte le colonne sonore dei film, perché teoricamente Awake nasce per come colonna sonora a un film che dovevamo produrre a livello amatoriale, ma che poi diciamo che è sfumato in parole, ma sì, ma perché era un progetto decisamente troppo grande da affrontare. Però il CD l'ho registrato lo stesso, e diciamo che è abbastanza breve e vario, perché passa da canzoni in stile acustico, piano e voce, oppure chitarra e voce, a canzoni in full band. Diciamo che sto dicendo troppe volte, diciamo, quindi se le dico troppe volte ditemelo. Ma diciamo che puoi dirlo quante volte vuoi, diciamo. Diciamo. Ok, perfetto, grazie. Diciamolo. Dicetelo. No. Perché hai questa voce dall'oltretomba? Da dove sei uscito fuori? Dall'armata delle tenebre? No, cosa era Fiorello che imitava, non mi ricordo chi, la russa forse? La russa, so. La russa. La russa. Vai, vai, prego. Il demonio. Awake, no, è una canzone che ci portiamo. È stata scritta da me, però poi ovviamente l'abbiamo inglobata come band e la suoniamo a, direi, tutti i concerti, perché generalmente ha un impatto anche molto forte dal punto di vista live. E comunque è un CD che si può scaricare gratuitamente dal mio indirizzo SoundCloud, che è un social network per la condivisione musicale, che è soundcloud.com/bottis. Lo stiamo pubblicando anche sulla chat. Lì si può, ma l'avevate già può scaricare alcuni brani del nostro CD, e intanto sono tutti in streaming, quindi si possono ascoltare da lì e scaricare. Inoltre ci sono anche vari altri progetti musicali minori, tipo cose a caso, divertenti. Cose a caso, bellissimo da acquistare. Ora. Cose a caso sono, diciamo, la base, vi direi. Sì, le cose a caso sono ciò da cui parte un po' tutto quello che facciamo, quindi viene poi evoluto razionalmente, ma si parte sempre da cose a caso. Parlerei di Ruffo. Esatto. No, beh, no. Perfetto. Questo ci collega al discorso che, appunto, in alcuni brani abbiamo portato questa composizione a caso a livelli professionali, arrivando sì a scrivere sezioni intere totalmente casuali. No, cioè non è che scriviamo sempre così, cioè, ci è capitato in una canzone di utilizzare questo modo, perché diciamo che ci era venuta questa idea, però non è che siamo sempre a caso, ecco. Cioè, diciamo che ci pensiamo anche quello che facciamo. Ogni tanto una vita a casa, capito? Sono perennemente girando, componendo come viene, bellissimo. E questo qua ci avete raccontato in questa ora e 20 ormai, da dove venite, no? Quali sono il vostro background, ci avete detto a chi vi ispirate, i concerti che farete, dove acquistare la vostra musica, ma alla fine adesso, fermandosi un attimo a riflettere, anche se spesso fermarsi non è ottimale, ma secondo me credo sia anche giunto il momento a quest'ora di fare un attimo un pensiero comune, ma dove volete arrivare? Tu. Vuole aiuto del pubblico, possono anche chiamarci se vogliono. Gli obiettivi direi che siano personali per un po' tutti e quattro, ma credo che in ogni caso, almeno io e Marco, vorremmo anche arrivare a livelli molto alti come solisti. No, invece credo che, parlo per Francesco e Cesare, loro preferirebbero emergere come compositori. Chiaramente è chiaro che il sogno di tutti noi è arrivare a livelli molto alti. Voglio andare in tour in Russia, basta. Beh, chiaro, oltre al tour in Russia. Intanto a caso immagino, effettivamente è vero, perché ormai è anche vero questo. No, è vero quello che diceva Robby.
Sicuramente anche dal punto di vista solistico io ci tengo, cioè ci sto puntando, mi sono iscritto a un'accademia a Modena apposta per diciamo per lavorarci, e quindi ci punto, poi chiaramente punto su questo gruppo. Sì, io dico solo una cosa che dico spesso, oltre alla parola diciamo, che è che per quanto riguarda me dopo faccio un saluto. Sì, dopo dobbiamo fare un saluto, abbiamo già capito. E, per quanto riguarda me, la musica è l'obiettivo di una vita, no? E la ricerca di un mestiere che non sia semplicemente. Questo non vuol dire che per poter fare una vita facile, anzi, penso che sia l'esatto contrario. Però è una passione che prende molto, e non prende in una maniera banale, ma direi che sia un piccone che scava molto a fondo. Quindi bella immagine, comunque, sì, mi piace. Sì. Ti piacciono i picconi? Un po' brutta. No, beh, un po' brutta l'immagine, un piccone che scava un trapano che no. No, scherzo a parte, però rendeva l'idea, dai, scherzo a parte. Scusami, ti ho interrotto. Quindi per me, e penso anche per gli altri, sia un tentativo di mestiere, anche perché per ora stiamo puntando tutto lì. Esatto. Quindi fantastico. No, no, infatti fare un saluto alle varie fidanzate che ci assillano. Puntiamo tutto anche sulle morose, quindi esatto. Visto che giusto, vero. Credo che gatto sia la mia morosa. Ulla la mia, quindi ci manca solo tipo. Oppure potrebbero essere due delle mie 15 amanti, che non so, esatto. Potrebbe essere. Vediamo il post di Abilo. Quindi praticamente, se ho ben capito, Owl e Gatto dovrebbero essere appunto le morose di qualcuno di voi, poi le altre chi lo sa. Sì, Gatto, ok, ho avuto la conferma che è la mia morosa, che si chiama Chiara, che le saluto. Non è vero, è morta. Ma come è morta? No, non è morta, l'altro. Non è morta. Ho capito. E a Yuri e Brazo è fantastico, no? Non so chi sia, ma anche no. una grande citazione. E tornando a noi, quindi sto guardando anche l'orario nel frattempo, mentre che ascoltavo la tua risposta, sempre per un discorso di tempi tecnici. Luisa, cosa chiediamo a questi ragazzi? Gli possiamo chiedere quanto spesso vanno dal parrucchiere? Cosa gli vuoi chiedere? Non lo so, scusami, sei tu quella che sei ti sei assentata mezza trasmissione perché dovevi sì, ma io ero Onolulu, te l'ho detto. Come? Io ero Onolulu, cioè la scusa. Io vorrei dire una cosa, a Gigi Brazorf però ha fatto una cosa che io non riesco a fare, cioè scrivere sulla chat col sottolineato, e complimenti, questa è una cosa che imparerò a fare. Hai notato anche tu, Luisa, è incredibile, è fantastico. È magia nera. È importante che si noti lo stile anziché il contenuto della frase. No, il contrario di voi, no? Che invece puntate più giustamente siamo al passo con i tempi, è tornata la giusta. infatti allora, quindi dai, torniamo noi, facciamo un po' di ordine, perché qua vedo tra cuoricini in chat, parole sottolineate, nomi a caso, ci stiamo, oltre che testi a caso e pezzi composti a caso, come dicevate voi prima, ci stiamo perdendo. Scherzi a parte, Saiuz, hai notato che il sound che tu ci hai fatto ascoltare, grazie ai pezzi che ci hanno passato i ragazzi, sicuramente verrà riproposto, no? Su sitewebnetwork.it, proprio a livello di palinsesto web radiofonico. E ricordiamo anche che questa trasmissione la potrete riascoltare, lo dico adesso perché va sempre a finire che mi dimentico, poi dopo finisce che prendo gli insulti da parte del gran capo. Questa trasmissione la potrete riascoltare sul podcast, quindi sempre su sitewebnetwork.it, ci trovate tranquillamente ovunque all'interno del sito, e potete ascoltare questa ma anche le precedenti trasmissioni, oppure potete ascoltare anche la replica. La replica di questo programma va in onda, se non sbaglio, il giovedì, e non sbaglio, sto controllando, il giovedì dalle ore 14 fino alle 15.30 o 16, a seconda di quanto le facciamo durare queste puntate, e anche se ovviamente noi consigliamo sempre di utilizzare il podcast, perché risulta sicuramente molto più agevole e potete andare avanti e indietro come vi pare. E
quindi se volete saltare dei pezzi siete ben liberi di farlo. E un'altra cosa importante, Sites Web Network ormai sta mandando avanti tra le varie cose anche un'applicazione, un'app per l'iPhone, l'Android e quant'altro, e chi lo sa, Sites, se un giorno riusciremo a pubblicarla questa applicazione, perché io il beta test ce l'ho, o forse l'alfa test. Allora facciamo una cosa, gli amici che hanno l'Android possono farci una richiesta, gli mando la versione in beta test, così la possono anche utilizzare, ci farà anche un piacere, perché così la testano tranquillamente. In realtà si dice alfa test, secondo me, ma va bene. No, comunque va benissimo. No, alfa test, beta test. Chiunque volesse, scherzi a parte, chiunque volesse avere un'applicazione sempre gratuitamente, ci mancherebbe altro. Questo è lo spirito del network. E potete contattarci sulle mail, quindi info@sites.com, che è quella che è la tua sites, gianluca@sites.com, che è quella del Gian, che però ricordiamo che sarà assente fino a fine mese, oppure la mia, luca@sites.com. Scusate questo piccolo inciso che di tanto in tanto dobbiamo inserire, no? Per ricordare tutti i contatti. Vorrei ricordare, visto che prima parlavamo di concerti, spettacoli e quant'altro, che è uno stile di musica diverso dal vostro, però venerdì, con la scusa di andare a trovarti, caro Saius, su a Treviso, ricordiamo che io trasmetto dalla provincia di Modena, non Antola, con la scusa di venirti a trovare su a Treviso, mi fermerò anche a Roncade, si chiama così, dico bene, Saius, questa ridente località, venerdì sera, dove andrà in scena Marco Ligabue, il fratello del più famoso Luciano, che appunto sta mandando avanti questo suo primo tour da solista, e quindi ci tenevo volevo anche salutarlo, anche perché è sempre una persona disponibilissima e ci fa sempre piacere appunto salutarlo, a maggior ragione proprio perché lo vado, con la scusa insomma di venire a trovare, vado anche a sentire un po' di musica dal vivo, che da un bel po' che non vado a vedere della musica dal vivo. Ovviamente il 26 aprile quasi quasi potrei anche fare un salto. Stavo pensando, ragazzi, dove siete il 26 aprile, che ho confuso le date, era Monteveglio questo 26 aprile? Monteveglio, esattamente, in questo contest. Quasi quasi potrei, se mi trovo da quelle parti, sarei veramente curioso di sentirvi dal vivo, perché sì, faremo concerti un po' più... No, vabbè, ovvio, diciamo. Che... Vabbè, il vostro stile comunque l'ho ascoltato, ho avuto modo di apprezzarlo anche in quest'ultima settimana, e ovvio è un po' diverso, però è sempre cioè, la musica dal vivo secondo me rende tantissimo, rende molto di più che invece quello che si può trovare sui vari link su YouTube e quant'altro, quindi ogni volta che ne abbiamo, perché non solo io, anche Gianluca, Luisa eccetera, ogni volta che ne abbiamo la possibilità cerchiamo sempre, no, di assistere a concerti, e anche perché la musica va apprezzata dal vivo. E dove eravamo rimasti, che poi mi sono perso in questo piccolo inciso, per modo di dire, no? Sai, ho fatto un inciso alla piccolo come inciso, okay. Un incisino, sono le 23:26, ti ricordo, e quindi se andiamo con i ragazzi volevo sentire qualche altra cosa dalla loro voce. Hai ragione, gli ripasso. Ma è un modo carino per dirti smetti, no? Sì, infatti, è stato bravo, l'ha girata bene, l'ha detto molto bene, è stato veramente bravo. Sì. Stasera sono diplomatica. Ho notato che sei molto... Diplomatica, molto... soprattutto. Diplomatica. Luisa, guarda che ti faccio mordere da Natalia, No, sono allergica che canto. Natalia, stai lì, non ti muovere. Natalia, Luisa, non è un osso. Sì, allora tu non mi puoi interrompere. Sono Fiorentina al massimo. Caro Saius, dai, scherzi a parte, parliamo dei ragazzi, visto che abbiamo chiesto tutto quello che riguarda la sfera artistica, ma non quello che è fuori dalla musica. Cioè, ma di voi oggi di cosa vivete? Nel senso che dicevamo che non potete ancora vivere di musica, perché di fatti siete una band nata poco tempo fa, il vostro primo album da band, ma in realtà non è il primissimo per voi. Voi però di fatti nella vita fate tutt'altro. Cosa fate? Io faccio ancora il mantenuto, quindi vivo a spese dei miei ed è bellissimo. Vabbè, non è vero, mi dedico, studio liceo classico ancora. E poi mi dedico più che altro all'esercizio, chiaramente a coltivare la mia passione. Nel frattempo, a tempo perso, lavoro saltuariamente come
cioè come aiuto fonico per il mio negozio di musica. E tutto qua, faccio qualche lavoretto occasionale. Sì, perché tu sei il più giovane, no, della band? Sì, ho 19 anni. Esatto, sì, mi ricordavo che c'era un 19, un teenager c'era tra voi. Prego. Chi no, vuole rispondere adesso, prego. Io sono Marco. No, io sì, anch'io sostanzialmente faccio ancora il mantenuto, in effetti, perché ho finito il liceo l'anno scorso e mi sono preso quest'anno di pausa per cominciare a capire se volevo effettivamente studiare musica, e effettivamente ho capito che voglio farlo. Quindi mi sono iscritto a questa accademia, non so se si possa dire il nome. Vabbè. No, dille pure, dille pure. Vabbè, l'MMI di Modena. E niente, l'anno prossimo conto di iscrivermi anche all'università, di gestire un po' tutto e magari anche di lavoricchiare, perché sì, vabbè. Non è facilissimo fare il mantenuto, anche se sì, cioè è facile ma non è bello. Beh, insomma, parliamone. No, non è bello, non piace. Mi piace moltissimo. Per quanto riguarda me invece, sì. Io è due anni che ho finito le superiori e attualmente sto lavorando come tutor a scuola, sempre una scuola superiore di Vignola, e diciamo che è un lavoro part time per sì, insomma, perché non scusate. Sì, no, diciamolo per chi riascolterà il podcast, che voi state leggendo la chat, effettivamente scappa da ridere un po' a tutti. E chi è Luke Fortini? È una lunga storia, ma ringraziamo Walter, che è l'unico serio, veramente gli vogliamo bene. Sì, infatti. No, lavoro come tutor a scuola e non studio. Ok. Basta. Quarto membro? Quarto membro sta facendo... io studio informatica all'università a Modena, sì. E diciamo che cerco di più o meno guadagnare qualcosina con questa attività di registrazione, diciamo, perché comunque è una cosa che io l'ho, diciamo che ho iniziato a farlo per me, per i miei gruppi e tutto, però chiaramente c'è sempre qualcuno che ha bisogno in giro, no? Sì. E quindi insomma non è un lavoro, non è niente di insomma sono mantenuto anch'io, lo ammetto tranquillamente. Però l'hai detto, però meglio, ci girate un po' intorno. No, scherzo. Fantastico. Allora, sto guardando l'orario, perché sapete che le 11:30 era tecnicamente l'orario di chiusura, no, del programma, però come di consueto noi sforiamo sempre, anche perché dobbiamo ancora mandare l'ultimo brano di questa sera. E quindi io a questo punto potrei anche pensare, Luisa, di passare i saluti finali con i ragazzi. Cosa ne dici tu? Ma guarda, se vuoi, altrimenti possiamo tenere fino alle 4 di mattina, che tanto... Ma che tanto qua, questa chat tanto è attiva, quindi vanno avanti da loro da soli. Sono autonomi. Ma tu sai, Luisa, che io dopo le 11 inizio a balbettare e biascicare anch'io cose a caso, quindi magari ti lascio la parola se vuoi fare partire tu con i saluti. Beh, allora cominciamo a salutare. Salutiamo tutti coloro che ci hanno tenuto compagnia in chat. Salutiamo coloro che ci hanno ascoltato ma che non ci hanno scritto, salutiamo, abbiamo coniato un nuovo verbo, ragazzi, salutiamo tutti ragazzi, salutiamo Gianluca che è negli States, salutiamo un po' tutto il mondo, salutiamo coloro che hanno percorso la maratona di Boston e che hanno vissuto questa giornata non molto bella, anzi bella per niente, diciamo. Salutiamo chi altro, Luca? Salutiamo gli Harvest che sono rimasti con noi, ci hanno tenuto compagnia molto allegramente questa sera. Salutiamo Melissa che ci ha staccato prima. Salutiamo chi altro? Ma io direi che se vuoi lasciare la parola prima ai nostri ospiti, gli Harvest, poi a Sayuz, e infine si magari... finiscono di salutare loro? Eh sì, infatti, dai, che così è giusto che abbiano anche loro modo di salutare, sai, le varie fidanzate, il nostro amico in comune Pierre, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, vi lascio la parola se volete fare anche voi i saluti. Ok, allora noi vi ringraziamo, salutiamo Giulia, Chiara, Serena. Fungo, Serena, Bomba, Ste, Martino, Walter, naturalmente, tutti il resto della banda che ci ha accompagnati stasera. Salutiamo voi naturalmente, vi ringraziamo per l'opportunità,
Un saluto anche a Sayuz. Salutiamo Guerri che fa il Sai, che non so cosa voglia dire. Vabbè. Lo so io. Lunga storia. Va bene. Devo costi. Quindi vi diamo una buona notte, ringraziamo ancora. Perfetto. E quindi hai salutato tu per tutti, giusto? Sì, ah, sì, siamo... comunque possiamo. Io saluto Chiara di nuovo, che è la mia amorosa, sì. La mia gatta che non penso mi stia ascoltando, ma si chiama Bonnie. Come il gatto di esatto. Mio padre se mi sta ascoltando, Luca, che è quel nostro fan facchino, che non credo che ci sia più, però basta, insomma, mia madre e via. Vai. Io saluto amici, famiglia, amorosa, eccetera, eccetera. Devo capire ancora chi sia colui che scrive sotto il nickname il nome, perché ha fatto delle ha tirato delle freccette interessanti, e allora devo capire se lo conosco o no, però no, vabbè, voglio salutare il nome, perché c'è colui che è scritto in chat come il nome. E anche Walter, che è stato giusto. Il più gentile per adesso. Sì, e forse anche il più anche serio. Più serio, appunto. Anche l'unico serio. Vorrei aggiungere un saluto a mio zio Claudio, che se non lo saluto mi ammazza. Ah. Tu chi saluti? Ah, io non ho amici. io sono solo al mondo. Esatto. Ok, quindi allora... Con voi ragazzi siete a posto con i saluti, perché giustamente poi ci siamo accavallati un attimo. Ok, Saius, volevi giustamente, essendo tu il padrone di casa, fare i convenio, anzi i saluti conclusivi alla chat, ai ragazzi, a quant'altro. Ma perché mi devi suggerire chi devo salutare? Non ho capito. Perché capisco che l'orario è quello che è, tu sei stanco. Le persone sei anziane, insomma, anziano, esatto. Sono stanco, capito. No, io voglio ricordare a tutti gli amici di ascoltare The Rock Band History, fermarsi un attimino sulla web radio, ascoltarsi The Rock Band History che parte a mezzanotte. E siamo all'undicesima puntata di quest'anno 2013, 57esima da quando è iniziata, quindi è il secondo anno questo. Ascoltare Saiuz Web Radio, divulgare il verbo di Saiuz Web Network, perché Saiuz Web Network è anche una web TV, quindi andatela a guardare, insomma, sul sito trovate tutto quanto. E poi salutare tutti gli amici, ho visto che questa è stata una chat bellissima questa sera, tutte le persone che hanno scritto, anche se molto 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 spiritose. Bene, Saiuz è stanchissimo, vi saluto, vi abbraccio, vi auguro meravigliose giornate a tutti quanti. Passa la palla a Luca, perché Luca vorrà dire la sua come al solito. A proposito, per gli Harvest, ragazzi, mi piacete. Vai Luca. Grazie. È una dichiarazione. Infatti, attenzione, potrebbe essere pericoloso, no, scherzo a parte. No, per quello che riguarda questa sera è stata veramente una bella e gradevole serata. Ringrazio ovviamente chi ha permesso tutto questo, che non è solo Saiuz con questa piattaforma, ma l'amico Pier che appunto ci ha messo in contatto. Inoltre, dire salutare tutti quelli a chat diventa veramente lunga la lista, perché erano veramente tantissimi. Avete un bel seguito e questo è un bene, che vuol dire che fate anche della bella musica e siete delle belle persone. Vorrei citare come frase conclusiva una frase di Walter, che dovete sapere che Walter è un pozzo di sapienza e di cultura. Questo, praticamente ogni puntata dà un titolo alla puntata appena conclusa. Questa puntata la potremmo intitolare come Nutrirsi di musica, ed è veramente una grande, grande citazione che lui fa, perché difatti voi avete dato veramente questa impressione, no? Quando io prima vi chiedevo come fate a vivere se non potete vivere con la musica, lui infatti scriveva proprio questo, che però ve ne nutrite, ed è eccezionale. Salutiamo Melissa, che ci ha tenuto compagnia per la prima parte del programma, Luisa, che le ha dato il cambio. Grande Luisa, questo gioco delle parti. Ricordiamo che mercoledì, dopodomani, alle ore 21.30 partirà la terza puntata di Liberi Orizzonti, il vostro programma. Salutiamo il grande mitico Gian, che si sta perdendo delle interviste bellissime, anche i Super Trailer Rock la settimana scorsa, gli Harvest questa sera, per dirne solo un paio, ma in realtà sono già mesi, no, Saiuz, che abbiamo la fortuna e l'opportunità di avere ospiti, ospite band che magari non sono famose, non sono ancora
famosi o popolari, però hanno sempre qualcosa da dare a questo network, perché infatti il vero progetto di network, di questo network, è dare voce. E voi date voce e noi accresciamo, noi abbiamo sempre modo di imparare cose nuove, e questo credo che sia il vero scambio culturale che ci può essere tra le parti. Quindi, detto questo, ragazzi, io vi invito ad ascoltarci, a divulgare il verbo, come dice Saiuz. Noi, come tutti i lunedì, andremo in onda con Provvisoriamenti, Due Compari più Uno, sempre dalle ore 22 alle 23.30 nominali, perché di fatti abbiamo già sforato, e adesso finalmente possiamo partire con l'ultimo brano che chiude la serata. Luisa, se lo vuoi presentare tu. Luca? Si è addormentata, Luca. Luisa, sì. Ovviamente si è addormentata. Si è messo già il pigiamino, sempre... è andato a letto. È bellissimo, il brano non si chiama Luca, ma si chiama... Anzi no, sapete, lo presenta Cesare. Cesare, presentaci l'ultimo brano, se lo vedi scritto in chat, nostra chat. Dipende qual è. Se è quello che... Dai, faccio io se volete. Io non li presento mai i brani, ecco perché. Vabbè, Luisa, dai, ti puoi... No, beh, lo dico io se... Ok. Allora, è il brano che... diciamo non apre proprio il CD, ma è il primo dopo l'intro, ed è quello con cui tutta la storia inizia e prende la sua forma, tutta la storia dell'album. E niente, se devo dire due parole riguardo al brano, stringi, no, due parole? Sì, adesso, no. Diciamo che abbiamo voluto dare un po' di carica e speriamo che piaccia. E come sentite? Il titolo è First Page Open, che significa la prima pagina aperta. Perfetto, e con questo brano, Saiuz, noi ci avviamo verso la conclusione, anzi ci abbiamo concluso, ci avviamo verso il letto, e sicuramente io invito ancora una volta gli ascoltatori a seguire gli Harvest, perché veramente offrono un ottimo sound, e noi ci vediamo, anzi ci risentiremo, lunedì prossimo, sempre con Provvisoriamente I Due Compari più Uno. Quindi, cari, auguro una buona notte a tutti e grazie ancora agli Harvest. Ciao a tutti, ragazzi. Buonanotte a tutti quanti. Vai col brano e vai! E sapevo che doveva partirti qualcosa prima o poi. Driving me for my job.